Quella che presentiamo oggi è la seconda edizione di una iniziativa importante che ha, credo, un importante valore di carattere turistico innanzitutto, oltre che ovviamente il valore intrinseco dell'aspetto religioso. È il Circuito dei Presepi, la seconda edizione. Noi come circoscrizione Est e circoscrizione Nord, in collaborazione con il Comune di Terni e il DITTE, abbiamo promosso questa iniziativa, cioè abbiamo cercato di mettere a rete tutte le iniziative che si fanno nel territorio, a partire dalla Valle Santa Reatina, dove San Francesco inventò il primo presepe, per finire nelle grotte di Cesi, attraversando il lago di Piedilugo con il presepe galleggiante, la Vannerina, la Val di Serra, e quest'anno in aggiunta anche un grande evento che è il presepe vivente sotto la cascata delle Marmore. Questo circuito quindi si arricchisce di altri eventi. L'anno scorso erano 11 presepi, quest'anno sono 15 presepi, quindi il circuito si allarga. L'anno scorso abbiamo avuto migliaia e migliaia di visitatori, di cui il 30% e oltre proveniente da fuori regione, quindi sicuramente siamo in presenza di un'iniziativa importante dal punto di vista culturale, ma importante anche dal punto di vista turistico. Questi si chiamano nuovi prodotti turistici, è quello su cui dobbiamo continuare a puntare sempre di più, soprattutto in periodi di bassa stagione.